Buonasera a tutti, sono l'ingegner Rocca del comune di Chiavari con delega di bacino e protezione civile. Siamo qui per fare un incontro, uno dei tanti incontri. Successivamente ci saranno quelli con gli scolari, con le classi studentesche di Chiavari, per parlare di piani di emergenza comunali e un nuovo sistema di allertamento meteo, come molti di voi sapranno già. Diventato attuativo esecutivo proprio il 15 ottobre scorso, quindi pochi giorni fa. A riguardo abbiamo a mia sinistra naturalmente il sindaco di Chiavari, Roberto Levaggi, che è anche detentore e responsabile di protezione civile come ogni sindaco per ogni proprio comune. Avremo l'intervento anche dei tecnici, il tecnico che ha redatto e aggiornato il geologo Sebastiani. Avremo l'intervento del geologo Rizzi per quanto riguarda proprio la specificità del nostro sistema di allertamento. Avremo il meteorologo dottor Paolo Gemelli che ci spiegherà un po' l'evoluzione e la formazione di questi sistemi idrologici e meteorologici che ci stanno tenendo purtroppo col fiato sospeso sempre più spesso nei periodi autunnali. E poi naturalmente daremo anche spazio ai protagonisti del soccorso e della prevenzione, ovvero sia i volontari di protezione civile di Chiavari. Lascio subito la parola all'ingegnere Levaggi, grazie. Io solo per un'introduzione per poi lasciare la parola ai tecnici, ovviamente. Io posso soltanto dire che con questo nuovo sistema i sindaci, i comuni vengono responsabilizzati ancora di più, perché mentre prima c'erano delle certezze, allerta 1, allerta 2, e c'erano dei confini ben definiti dove ARPA da una parte e Direzione Generale dell'Assessorato all'Ambiente insieme all'Assessore alla Protezione Civile avevano dei binari ben precisi, perlomeno tutte le variazioni che ci possono essere nel caso di volta in volta, però c'erano più certezze. Adesso con un arancione, con rosso, con giallo, se voi vedete, poi lo spiegheranno bene i tecnici, i vari scenari che si possono presentare sono talmente vaste le azioni che ci sono da fare che si lascia molta libertà ai sindaci, con ovviamente più responsabilità. E le strutture dei comuni non è che improvvisamente, perché tutta la legge nazionale cambia automaticamente, abbiamo sempre gli ingegneri, abbiamo sempre i vigili, i comuni più piccoli ancora meno, cioè vuol dire che abbiamo la struttura che avevamo prima, perché per la legge non è che puoi assumere o fare tante cose. Per cui con il COC che si andranno a costituire ci saranno delle decisioni molto importanti tutte le volte che scatteranno queste avanti. La cosa che poi sarà sviluppata meglio dai tecnici è proprio quando ci saremo nella fase del cosiddetto arancione. Arancione che potrebbe essere tra un'allerta 1 e un'allerta 2 del vecchio sistema, e lì ci sono varie di volta in volta a seconda di come avvengono queste precipitazioni, perché quando c'è il rosso sappiamo che siamo in una situazione veramente di emergenza. Ci siamo visti proprio i giorni scorsi con il sindaco di Lavagna, con il sindaco di Cogoro, parliamo tutti i giorni con quello di Carasco, perché per tenere almeno uniforme un po' le decisioni del bacino dell'interno, perché come bacino idrografico questo è importante, siccome poi arrivano queste cosiddette bombe d'acqua rigeneranti e si fanno sviluppare proprio su delle parti proprio ristrette del territorio, tante volte quello che succede a Rappallo non succede a Chiave, e vediamo anche quello che è successo in Costa Azzurra, è successo a Cani, in pochi altri comuni, e a 4-5 km più molto pochissimo. Quindi, visto questa situazione, questi cambi climatici, dobbiamo organizzarci bene come strutture proprio all'interno di bacini simili e prendere tutti, soprattutto le stesse decisioni. Se chiudo le scuole io a Chiavari, non può esserci una cosa diversa a Lavagna o da altre parti, anche perché a Chiavari tante volte si devono chiudere le scuole perché c'è gente che transita per tutto il territorio, al di là di quello che avviene puntualmente nella scuola, che magari può essere al sicuro perfettamente, però ragazzi, 200-300 ragazzi che sono inseriti in una scuola di Chiavari arrivano da qualche zona del territorio dove ci può essere frane, dove ci possono essere altre situazioni. Quindi
il sospendere l'attività didattica è una cosa che non dipende dal sindaco, ma chiudere la scuola dipende dal sindaco, quindi è nostra responsabilità totale. In questa prima fase iniziale, parlando un po' col sindaco di Lavagna, pensavamo, valutandola di volta in volta, perché come ho detto l'arancione, se voi lo leggete, veramente dà degli scenari vastissimi sulla, a seconda di come avviene l'evento, di come si può creare l'evento. Per cui la responsabilità è forte, possiamo dire di chiudere o di non chiudere le scuole, ci sono delle situazioni che sono al limite. In questa prima fase, sperando che poi le allerte che vengono date siano date con cognizione, ma io penso di sì, perché sono dei modelli matematici dell'ARPA che vengono riprodotti, quindi sull'arancione noi saremmo orientati come bacino dell'Entella, anche per la pericolosità dell'Entella Rupinaro, di chiudere. Ovviamente noi faremo due tipi di ordinanze, una più generale per i comportamenti, poi valuteremo di volta in volta come procedere. Col rosso senz'altro saranno chiusi tutti i mercati, quelli settimanali, quelli giornalieri, attività, scuole, eccetera. Con l'arancione di certo chiuderemo i mercati, quelli anche lì che spostano tante persone, tipo se ci sono mercati tematici il sabato e la domenica, faccio un esempio, qui per chiaro è quello dell'antiquariato, dei sapori, se in quel momento, quel sabato e la domenica c'è un arancione, lì non permetteremo di farli, così come certi eventi importanti che spostano molta gente, rimarranno aperti i mercati locali, tipo quello di Piazza Mazzini, perché quello non crea spostamenti, con l'arancione, col rosso sarà tutto. Perché non crea spostamenti, perché fa attività locale, quindi non possiamo anche bloccare completamente la città con una ragione che lascia molti spazi. Comunque diciamo che siamo in una situazione che dobbiamo iniziare di sperimentazione. Sperimentazione però non è facile, perché quando avviene veramente l'evento bisogna prendere delle decisioni rapide. Con i comuni limitrofi, ripeto, ci siamo sentiti, io ritengo, e li vedo qui davanti, di ringraziare anzitutto tutti i volontari che ci aiutano sempre, già oggi Radio Club Levante, adesso c'è anche qui i volontari della Croce Verde, ma tutte le organizzazioni hanno fatto un grande lavoro, hanno dato migliaia di volantini, cioè, oggettivamente bisogna informare la gente che quando ci sono queste allerta, i comportamenti che devono tenere bisogna assolutamente che siano informati nel miglior modo possibile. Già rispetto ai primi anni di quando c'era l'allerta 1 e l'allerta 2 abbiamo visto che ci sono stati notevoli miglioramenti, perché al di là delle opere pubbliche, di quello che uno può fare, che ci sono opere che devono andare avanti negli anni, la vita si salva soprattutto a livello comportamentale. Perché, e poi chiudo come saluto iniziale perché voglio lasciare la parola ai tecnici, se voi vedete, io parlando con il direttore generale della Protezione Civile l'altra volta quando è venuto a Genova, poi l'ho sentito telefonicamente per chiedere informazioni su questo nuovo metodo, lui aveva detto che la gente anche in Costa Azzurra da qualunque parte muore per andare a salvare la macchina, per fare, difficilmente muore direttamente per l'evento, se non è proprio un caso particolare, un campeggio, una cosa che si trova a fianco. Quelli della Costa Azzurra su 17 morti, 14 sono morti nei box perché andavano a salvarsi la macchina. L'evento che è avvenuto a Chiavari lo scorso anno ci ha insegnato che con l'allerta 2, con l'informazione dei vigili che andavano a dare in giro con l'autoparlante, col fatto che ci fossero già stati fenomeni simili, perché era venuto l'alluvione a Genova il mese prima, ci sono stati vari eventi. No, fortunatamente, nonostante i gravi danni materiali che ci sono stati, non c'è stato il morto, perché essendo stata data l'allerta 2 con l'anticipo, la gente si è comportata bene. La frana di Levi era una cosa imponderabile, penso quella, perché lì è venuta giù. Quindi ritengo che i comportamenti, quello che oggi diciamo, la fase comportamentale, e soprattutto dobbiamo trovare adesso come sindaci i metodi giusti per penetrare in ogni famiglia, in ogni zona, in ogni agglomerato, per poter spiegare bene l'aspetto comportamentale, che ripeto, non è quello che risolve il problema, perché quando arriva l'alluvione, se un argine è fatto male si rompe comunque, se succede qualcosa, però l'aspetto comportamentale può salvare la vita. Quindi adesso non so.
so, parla Sebastiani. Sì, adesso lascerei, grazie Sindaco, lascerei la parola subito ai primi dei tecnici presenti qua con noi per approfondire l'argomento proprio piano di emergenza comunale e le novità che il Comune di Chiavari lo scorso marzo ha reso esecutivo con l'approvazione del Consiglio Comunale, grazie al geologo Sebastiani, a cui lascio la parola, grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Sebastiani. Ho partecipato insieme al mio collega, il dottor Cipolla, che è qua in sala, e all'architetto Burlando, alla redazione del piano generale di protezione civile del Comune di Chiavari. Il piano è uno strumento attraverso il quale si pianifica tutta quella che può essere un'attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze in caso di qualsiasi evento che possa capitare. Di fatto il piano è il progetto di tutte le attività coordinate delle procedure di protezione civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato territorio. Quindi nello studio del piano di Chiavari sono stati fatti quindi una serie di analisi finalizzate ad analizzare diverse tipologie di rischio, innanzitutto i rischi naturali, tra prime le inondazioni e le frane, ma anche il sisma, ancorché non c'è una storia sismica importante in Liguria, in questo settore della Liguria, comunque il piano ha analizzato anche questi aspetti, i rischi antropici, che sono altri tipi di rischi indotti ovviamente dall'attività dell'uomo, come l'incendio, rischio incendio di interfaccia, il rischio dighe, la chiave c'è il rischio diga perché esiste una diga a monte nel bacino dell'Entella e quindi c'è anche questa tipologia di rischio. Il rischio industriale a Chiavari in realtà è poco rappresentato, è poco significativo. Altri rischi sono legati alla presenza di linee ferroviarie piuttosto che di autostrade. Pensiamo per esempio alla linea ferroviaria, a me piace sempre dire questa cosa, l'incidente ferroviario che c'è stato a Viareggio, che causò numerosi morti, tre quarti d'ora prima era passato da Chiavari, ecco, tanto per fare degli esempi. Sicuramente i rischi a cui siamo sottoposti sono rischi che vengono sostanzialmente suddivisi in rischi prevedibili e rischi non prevedibili. Rischi prevedibili rientrano sicuramente quello che può essere l'inondazione dell'Entella, nel quale la piena si sviluppa in un certo modo, ha un suo tempo, no? In cui si realizza. Alcune tipologie di frane sono prevedibili quando sono strumentate e sono monitorate, altre tipologie di frane non sono prevedibili, soprattutto quando sono di nuova formazione. Si riduce molto la prevedibilità nei bacini piccoli, come per esempio il Rupinato, dove ovviamente i tempi con cui la piena si verifica sono molto ridotti e quindi diciamo, siamo un po' al limite tra quelli che sono rischi prevedibili e non prevedibili. Il sisma è un rischio chiaramente non prevedibile perché non ci sono precursori di evento che in qualche modo ci possano dare il tempo di poter fare delle azioni preventive e quindi il sisma per esempio è uno di quei casi in cui la gestione è soprattutto in termini di protezione civile, è soprattutto una gestione di soccorso ad evento avvenuto. Nel piano, la formazione del piano, è stata eseguita un'analisi generale del territorio, quindi tutti i possibili rischi possibili, verosimilmente attesi. Sono stati per alcuni di questi realizzati degli scenari specifici di riferimento, cercando anche di evidenziare le possibili dinamiche dei fenomeni, questo perché se noi abbiamo un buon scenario di evento di riferimento possiamo avere conseguentemente uno scenario di rischio, cioè capire quali sono le strutture e le infrastrutture che sono sottoposte a rischio e quindi analizzare e capire quali azioni possono essere fatte sia preventivamente, cioè prima che l'evento si verifichi, sia nella gestione del soccorso e dell'emergenza.
Come dicevo, quindi sono state individuate tutte le strutture, i manufatti infrastrutturali che rappresentano i principali potenziali elementi a rischio, ovvero gli elementi strutturali e infrastrutturali impiegabili per il soccorso alla popolazione. È stato individuato un programma di attività propedeutica al funzionamento e all'efficienza del piano. Questo è, volevo aprire una parentesi, durante la redazione del piano ovviamente si è cercato anche di capire laddove era possibile in qualche modo intervenire con strumenti paralleli per poter diciamo, rendere più efficiente il piano, perché il piano dice delle cose, poi chiaramente ci vuole un sistema organizzato, una struttura, della strumentazione, eccetera. Una delle cose che noi abbiamo particolarmente posto attenzione sul torrente Rupinaro, per esempio, è stato di suggerire nel piano l'installazione di pluviometri specifici su quel bacino e oltre a rinforzare la strumentazione per la segnalazione visiva, anche l'inserimento di segnalatori acustici, di sirene vere e proprie, che siano in grado in qualche modo di avvisare la popolazione nell'imminenza dell'evento, in modo tale che la popolazione possa mettere in atto diciamo, comportamenti di autoprotezione. E noi tecnici la chiamiamo la cosiddetta evacuazione verticale, cioè salire sempre ai piani alti e mai ai piani bassi. Nel piano ovviamente sono state predisposte le procedure di salvaguardia, cioè sono state analizzate delle possibili azioni di tutto il sistema, quindi dai volontari, alla polizia municipale, eccetera, i diversi ruoli che il personale che viene impiegato, le azioni che deve fare. Ed è stato, diciamo, messo a punto un modello di intervento seguendo quelle che sono le indicazioni del metodo Augustus, che sono indicazioni nazionali, un metodo nazionale, per cui tutta la gestione passa attraverso un sistema coordinato, attraverso il COC, che è un centro operativo comunale, e attraverso delle funzioni di supporto vere e proprie che consentono in qualche modo di gestire diversi aspetti di quello che è la previsione, l'emergenza e il soccorso. Chiaramente il piano oltre, è costituito da delle parti testuali, da delle cartografie di supporto e da delle appendici di pronta utilità, perché poi chiaramente cioè, lo strumento è costituito da diverse informazioni. Nel piano sono stati ovviamente riportati questi elementi, informare la popolazione, l'informazione alla popolazione è determinante sul tipo di rischio a cui è sottoposta la popolazione, questo attraverso anche diciamo, diversi strumenti di informazione, passano attraverso la scuola per esempio, che è un ottimo veicolo per portare alle famiglie informazioni in questo senso, attraverso manifestazioni come questa, per esempio, informare la popolazione è un fatto importantissimo che il Comune deve fare sulle problematiche di rischio presenti nel proprio territorio. Le azioni contenute nel piano, avvisare, sospendere i servizi pubblici delle scuole in condizioni di emergenza, sospendere eventuali manifestazioni previste, quindi noi abbiamo analizzato tutte le manifestazioni che genericamente vengono tenute in Chiavari e quindi tutte queste cose sono state riportate all'interno del piano. Comunicare alla popolazione di adottare comportamenti e misure di autoprotezione, come dicevo prima, ho già anticipato, l'autoprotezione è uno degli aspetti determinanti, ma non perché si vuole scaricare sulla popolazione determinate cose, perché in certe situazioni sicuramente è l'azione più efficace che si può fare. Quindi imparare a difendersi, imparare a diciamo, a capire quelle situazioni e non ostinarsi a continuare ad andare in macchina e non ostinarsi e fermarsi invece a suonare al portone e cercare di salire a un piano alto è fondamentale, si salvano delle vite umane. Un'altra cosa importante che il piano ha considerato è la predisposizione di presidi, veri volontari. Sicuramente, oltre alla polizia municipale, i volontari sono un altro elemento importante di attuazione del piano, perché
che il presidi, prima che l'evento si verifichi, il piano prevede che nel momento in cui ci sono delle allerte, in questo caso delle allerte dei vari colori, la macchina venga mobilitata e ci sono dei compiti, delle presidi, dei punti che vanno presidiati, dei punti che vanno tenuti sotto osservazioni, perché e delle azioni che devono messe anche fino ad arrivare alla messa in sicurezza della popolazione. Io volevo adesso parlare del rischio più importante a cui Chiavari è sottoposto, cioè il rischio di inondazione soprattutto fiume Entella e torrente Rupinano. Questa è una piccola mappa che rappresenta nel complesso le due situazioni che noi abbiamo. Ecco, questo è uno scenario che noi abbiamo inserito nel piano. Questo scenario rappresenta una portata, siamo nella parte terminale del fiume Entella, questa è una portata di circa 1000 metri cubi al secondo, l'Entella è ancora all'interno degli argini, comincia a uscire qua presso il Ponte della Libertà. Vediamo l'immagine successiva, questa è una portata di 1400 metri cubi al secondo, vediamo che le aree golenali cominciano a essere invase dalle acque, questa è la zona di Lavagna ovviamente, questa è la zona di Chiavari, del comune di Chiavari, questo è Viale Casman, questa è la zona di Viale Casman, questa è la piazza Sanfran, che rappresenta un punto molto importante nell'inondazione della città, cioè quando la piena aumenta, il fiume comincia a invadere la città da questo punto, mettendosi lungo via Piacenza e inondando tutte le strade sotto. Ecco, questa è un'immagine un po' forte, l'ho voluta mettere, questa rappresenta la piena con tempi di ritorno duecentennali. Siamo a una portata di 2700 metri cubi al secondo, le zone blu scure rappresentano altezze dell'ordine di 2 metri, in questo caso, in questo scenario, con queste portate, stiamo parlando di un evento estremo in questo caso ovviamente, in questa zona di Chiavari abbiamo circa 2 metri d'acqua, mentre man mano che ci spostiamo verso questa parte l'acqua diminuisce il tirante, però in questa zona abbiamo circa 2 metri d'acqua. Questo per dire che cosa il piano contiene. Questa è sempre la stessa immagine, dove anziché l'altezza dell'acqua sono rappresentate le velocità dell'acqua. Come vediamo, il punto di fuoriuscita iniziale che inonda la città di Chiavari è questa piazza, dove praticamente l'acqua poi si sviluppa, da dove poi l'acqua si sviluppa in tutte le vie del centro. Questa è un'altra immagine del Rupinaro con tempi di ritorno cinquantennali, questa è sempre una modellazione che fa vedere l'altezza dell'acqua lungo la valle del Rupinaro, le colorazioni in azzurro cominciano a essere superiori ai 70 cm, quelle in rosso sono sui 2 metri, vediamo alcuni punti. Quelle in giallo siamo tra un metro e mezzo e 2 metri circa, le colorazioni verdi siamo tra i 30 centimetri e il mezzo metro. Questa è sempre un'immagine del Rupinaro, stavolta i tempi di ritorno delle portate sono più elevati, quindi la portata è maggiore, il tempo di ritorno duecentennale, che non significa che si verifica ogni 200 anni. Qua vorrei, approfitto per dire questa cosa, mi piace ogni tanto ricordarla, vuol dire che tutti gli anni ha la probabilità di verificarsi pari a 1 su 200, cioè ha una bassa probabilità di accadimento, però tutti gli anni può verificarsi, non so quando, questo è importante sottolinearlo. Vediamo che qua i tiranti chiaramente assumono una valenza diversa, perché abbiamo queste colorazioni rosse, siamo sopra i 2 metri, blu tra un metro e mezzo e sono abbastanza estese, gli azzurri tra 70 cm e un metro circa. Quindi questi sono gli aspetti
diciamo, gli scenari di evento che possono interessare la città di Chiavari. Prima di chiudere volevo solo far vedere una cosa, questa immagine. Abbiamo parlato di Entella, abbiamo parlato di Rupinaro. Sono due torrenti, due fiumi che hanno un comportamento completamente diverso. L'Entella rientra in questa tipologia di bacini, siamo circa 300 km quadrati di bacino, dove la piena si sviluppa in maniera più graduale e dove la piena è influenzata soprattutto da piogge, dalla quantità di piogge che cade in un determinato tempo. Differentemente, il torrente Rupinaro, appunto un torrente, ha un comportamento torrentizio, è influenzato dall'intensità della pioggia e si sviluppa nel giro di un'ora, 20 minuti, un'ora, la piena. Quindi tutte e due ovviamente sono dei corsi d'acqua, ma hanno completamente comportamenti diversi. In questo caso, nel caso dell'Entella, siamo influenzati soprattutto da piogge continue, ma non eccessivamente forti, mentre invece nel caso di Rupinaro siamo influenzati da piogge, da temporali, da piogge localizzate che arrivano su quel punto e scaricano in modo immediato la pioggia. Questo per dire che soprattutto in questo caso diventa importante l'autoprotezione, perché in queste situazioni l'autoprotezione è determinante, mentre in questo caso possiamo anche con l'aiuto del personale della protezione civile fare delle evacuazioni diciamo graduali, più gradualizzate. In questo caso i tempi a disposizione per azioni preventive sono molto poche. Io avrei finito, vi ringrazio. Grazie al geologo Sebastiani. Per quanto riguarda più che altro l'illustrazione di massima, naturalmente non siamo andati nello specifico di quello che il piano di protezione civile a livello generale contiene. Ora lascio la parola al geologo Rizzi per quanto riguarda la novità, diciamo, del momento, ovvero sia questo nuovo sistema di allertamento che è diventato legge anche per la regione Liguria, era già stato sposato anni fa dalle regioni confinanti, quindi è un adeguamento, è un allineamento a quello che anche l'Europa prescrive. Prego Rizzi. Buonasera, sono Rizzi, sono geologo come collega e mi è stato chiesto appunto di illustrare un attimino questi codici colore, no? Capire un pochettino cosa sono. Poi nell'ambito del piano di emergenza è molto ben specificato il comportamento dell'amministrazione pubblica nel momento in cui appunto avvengono questi allertamenti qua. Ora certo questo è una materia, quella della protezione civile e poi i piani di emergenza, che è di estrema attualità, no? E ciò nasce dal fatto della consapevolezza della fragilità del nostro territorio. Però occorre fare una riflessione e fare una distinzione tra quello che è la pericolosità e il rischio. Avete sentito, come molto chiaramente il collega parlava sempre di rischio, no? rischio di inondazione, rischio di allagamento, rischio di frana. Qual è la differenza tra pericolosità e rischio? La pericolosità è qualcosa di intrinseco del territorio, cioè se un versante è franoso, se un corso d'acqua ha una sezione idraulica non sufficiente a sopportare una piena, è pericoloso perché può essere soggetto a esondazione, quindi a inondazione del territorio circostante, no? Però rimane pericoloso, perché se intorno agli argini di questo corso d'acqua non c'è una casa, non c'è una strada, rimane pericoloso ma non è rischioso, così come su un versante estremamente soggetto a frana, ma non ci sono infrastrutture, non ci sono case, a questo punto qua resta pericoloso ma non è rischioso. Dunque questa rischiosità che ha messo in moto poi tutto questo sistema, diciamo, di protezione civile a scala nazionale, a scala locale, nasce dal fatto che noi in qualche modo abbiamo un po' abusato del territorio. Questo non vuole essere una critica a posteriori, però è un dato di fatto, perché in qualche modo non abbiamo tenuto conto
del fatto della pericolosità intrinseca del territorio, siamo andati a sovrapporre su delle situazioni oggettivamente pericolose la presenza dell'uomo, e quindi abbiamo trasformato una situazione pericolosa in una situazione rischiosa. Questo è un dato, voglio dire, di cui bisogna tenere presente, tenere conto, ed è una distinzione che è molto importante. A posteriori si potrà fare molto poco, perché no? Anche se negli strumenti urbanistici si cerca in qualche modo di favorire la delocalizzazione di edifici dalle zone pericolose, per cui a ritornare a una situazione di pericolosità ma non di rischio, certamente non si potrà fare molto, però deve cercare, dovrebbe almeno far crescere la coscienza di non andare a peggiorare ulteriormente la situazione rispetto a quella che siamo andati a creare negli ultimi secoli. Detto questo, molto, molto sinteticamente, arriviamo alla prima slide, che praticamente ci dice che a livello nazionale esiste una struttura per far fronte alle calamità naturali, una struttura a scala nazionale e poi con delle responsabilità ovviamente decrescenti, ma in realtà, come ha detto correttamente il sindaco, stanno diventando sempre più crescenti anche a livello locale. Nella seconda slide, io adesso vi ho preparato qualche testo, cercherò di non leggerlo perché non sono abituato, però magari rimane più immediato, diciamo, concetto che si voleva rappresentare, no? A meno di eventi catastrofici, dove poi intervengono le autorità sovraordinate di protezione civile, chi deve fare fronte effettivamente a una calamità naturale è la struttura locale del sindaco. Il sindaco quindi ha, diciamo, una funzione molto importante e una responsabilità molto importante, che, come vedremo poi in seguito, è aumentata vertiginosamente con le nuove normative, no? Ma il sindaco non è solo. È già stato accennato dal collega che nel momento in cui avvengono degli allertamenti di un certo tipo, quindi degli allertamenti di una situazione che potrebbe evolvere in negativo abbastanza rapidamente, il sindaco istituisce il COC, il Centro Operativo Comunale, no? Dove all'interno di questa sala si riuniscono, sotto la direzione del sindaco, le figure fondamentali per organizzare il soccorso e tutte le azioni per fare fronte a, diciamo, questa situazione, per far fronte e quindi organizzare tutte quelle azioni che il sindaco ritiene opportune anche sulla base del piano di emergenza. Quindi l'azione del sindaco, in qualche modo, da un lato, rimanendo la figura responsabile, è agevolata da questo, diciamo, queste figure che ognuno è esperto in un certo settore, quindi la Polizia Municipale che ha determinate funzioni, gli organismi tecnici comunali e soprattutto il gruppo dei volontari della Protezione Civile, che anche nei più recenti eventi accaduti hanno avuto un ruolo fondamentale per l'attivazione di azioni immediate, ma anche per il monitoraggio degli eventi. Quindi il sindaco e il COC, con queste figure fondamentali che agevolano appunto, diciamo, la messa in opera di tutte quelle azioni già previste nel piano di emergenza, in maniera tale che nulla sia improvvisato al momento, ma tutto sia già organizzato. Questo è praticamente questa figura qua, fa un po' un parallelo tra quella che era la vecchia normativa e la nuova normativa, e cerca in qualche modo di fare un po' un parallelismo, no? Perché tutti hanno cercato poi di immaginare l'allerta 1, l'allerta 2, cosa andava a corrispondere con la nuova normativa. Io ritengo che non sia così facile, ma forse anche il sindaco l'ha messo bene a fuoco, fare un parallelismo, perché poi ci sono delle zone d'ombra dove è difficile immaginare l'allerta 2 effettivamente si corrisponde solamente al codice rosso piuttosto che al codice arancione. E la discriminante in tutto questo, in questa interpretazione, in questa corrispondenza, è effettivamente l'interpretazione del fenomeno, che viene rimandata appunto al sindaco e ai suoi collaboratori, ma lo vedremo poi in seguito. Per poter comprendere, perché avete visto nella slide precedente che ci sono due gialli e due arancioni, no? Che sono un giallo per evento temporalesco, un giallo per evento idrologico, un arancione per evento temporalesco e un arancione per evento
idrologico, bisogna fare un passo indietro, cercare di capire molto, molto rapidamente un pochettino qual è la filosofia con cui si sono costruite queste norme. Il territorio regionale Ligure è suddiviso in 5 zone di allertamento, no? E nella slide successiva vedete che noi facciamo parte della zona C, che praticamente comprende quasi tutto la parte orientale costiera della Liguria. Questa è la prima novità. La seconda novità invece è la classe di bacino, che è molto importante, che ci condurrà poi a capire che significa allertamento per temporale piuttosto che allertamento per evento idrologico, no? Praticamente la nuova normativa distingue bacini piccoli, bacini medi e bacini grandi sulla base appunto della superficie di questo bacino qua. Perché? Perché a seconda della superficie del bacino è diverso il tempo di risposta idrologica, e quindi praticamente il bacino piccolo, anche per una pioggia diciamo di breve durata ma molto intensa, può entrare in una situazione critica, mentre un bacino grande ha necessità che l'evento sia molto più prolungato e quindi piogge diffuse per un lungo periodo, che può far sì che questo bacino particolarmente esteso raccolga molta acqua e quindi arrivi praticamente una situazione di piena e quindi un'eventuale esondazione. I bacini piccoli sono quelli, come potete leggere, di superficie inferiore a 15 km quadrati, i bacini medi ai 15 km quadrati e 150 km quadrati, i bacini grandi di superficie uguale o superiore a 150 km quadrati. Come dicevamo prima, quindi la discriminante è proprio la diversa risposta delle classi di bacino alle precipitazioni. Perché? Qui leggo, ma l'abbiamo già detto, i bacini piccoli rispondono repentinamente a piogge intense, puntuali, come per esempio gli eventi, diciamo, temporalesti, mentre i bacini più grandi rispondono più lentamente a piogge diffuse e persistenti. La tabella di seguito, che è tratta appunto dal libro blu, quindi dalla nuova normativa in materia di protezione civile, ci dà graficamente un pochettino, diciamo, un ulteriore aiuto per l'interpretazione di questa cosa qui. Come vedete, la prima colonna in alto, la prima riga in alto, è l'intensità della pioggia. Quindi, guardando la prima colonna, una pioggia molto forte, di intensità molto forte, anche per tempi abbastanza brevi, minore di un'ora, mette in crisi i bacini piccoli. Quindi il temporale che mette in crisi il bacino piccolo. Guardando la colonna all'estremità destra, invece, cosa succede? Che anche una pioggia moderata, ma di durata molto elevata, 6-24 ore, può mettere in crisi il bacino grande, con superficie maggiore o uguale a 150 km quadrati. Quindi l'analisi del territorio che noi andiamo a considerare deve considerare se ci sono queste due situazioni, se c'è un bacino piccolo che può entrare in crisi rapidamente anche per un temporale, o un bacino grosso che, a fronte di un evento che prosegue nel tempo anche di intensità relativamente moderata, può entrare in crisi. Chiava riceve tutte e due sostanzialmente, perché mi pare che poi sia la slide successiva dove si vede il bacino dell'Entella, che è molto esteso, che prende tutta l'acqua della valle Fontana Buona, quindi della Lavagna, dello Sturla e del Graveglia, quindi un bacino molto grosso che supera ampiamente il tetto dei 150 km quadrati, che è oltre 300 km quadrati, e Rubinaro invece, che è un bacino relativamente piccolo, con i due affluenti Rubinaro e Campo Donico, che si assesta su una superficie poco superiore ai 10 km quadrati. Quindi Chiavari è particolarmente sfortunata in questo senso qua, perché potrebbe in forma diversa e in, diciamo, quartieri diversi subire una criticità sia per evento idrologico, quindi piogge mediamente diciamo diffuse ma prolungate, quindi entrerebbe in crisi l'Entella, come invece il Rubinaro, che pur che avendo una superficie relativamente contenuta potrebbe entrare in crisi anche per piogge intense ma limitate, e quindi voglio dire anche per temporali. Ritornando poi ancora al, diciamo, ai codici colore,
quindi verde, giallo, arancione, rosso. Ora abbiamo capito perché i due arancioni e i due gialli, nel senso che nell'allertamento che arriverà dagli enti sovraordinati specificheranno per quanto loro possibile, perché si tratta sempre di previsioni, lo diremo ancora successivamente, se diciamo il rischio deriva dalla possibilità di un'attivazione temporalesca e quindi noi ci dovremmo aspettare un maggiore rischio sul rupinaro, oppure se arriverà da un intenso, da una pioggia intensa e prolungata, e quindi sapremo, cercheremo, cioè immagineremo, dovremo temere di più il rischio Entella. E questo qui è già una distinzione che può favorire anche tutte quelle che sono le azioni di protezione civile. Il libro blu fornisce poi gli scenari di rischio, cioè che cosa significa? Ad ogni colore ci dice cosa potrebbe accadere, cosa noi dobbiamo temere, no? Lo vediamo un po' rapidamente, perché poi però vi suggerisco di andare a vedere, di leggerli con attenzione, anche per sapere un attimino approfondire il significato dei vari colori. Però visto che è un po' diciamo, il nodo di questo intervento doveva essere questo, li vediamo seppur velocemente. In questa tabella qua, a sinistra c'è il livello d'allerta, quindi vedrete i colori. La criticità, ci sono due colonne, quindi ci sarà la criticità idrologica e idrogeologica e la criticità per temporale. E poi gli scenari di evento e gli effetti e danni. Negli scenari di evento, con il codice verde, leggiamo assenza o bassa probabilità a livello locale di fenomeni significativi prevedibili, quindi sostanzialmente una situazione abbastanza tranquilla, pur lasciandosi aperta un po' una strada, diciamo, un po' una sorta di tolleranza, perché dice in caso di rovesci temporali, fulminazioni localizzate, grandinate, isolate, raffiche di vento, quello che potrebbe accadere in qualsiasi momento, diciamo, della giornata. Occasionalmente potrebbe accadere anche qualche cosina, però diciamo che il concetto fondamentale è bassa probabilità a livello locale di fenomeni significativi, come effetti e danni eventuali e danni puntuali. Queste sono cose che non sono assolutamente prevedibili. Se andiamo a vedere l'allertamento invece giallo per criticità idrogeologiche e idrauliche, piogge diffuse, quindi escludiamo per un attimo il temporale. Gli scenari di evento principali, non mi sto a leggere tutto, sintetizzo, sono l'erosione, frane superficiali, roscellamenti superficiali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua e o anche in assenza di precipitazioni occasionali fenomeni franosi. Quindi delle situazioni, diciamo, non dico di ordinaria intervento del comune, però insomma c'è stato recentemente, forse ieri, la frana in circonvallazione di una situazione, voglio dire, meteorologica non sfavorevole, quindi possono capitare le cose anche indipendentemente poi dall'evento alluvionale, e forse questo è un po' il concetto di questo codice colore. Quello che sottolinea un pochettino invece la responsabilità, cioè sembra quasi che non ci sia una perfetta corrispondenza tra quello che è lo scenario di evento e gli effetti e danni, perché poi negli effetti e danni si dice occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibile perdita di vite umane per cause incidentali. Quello può capitare sempre, ovviamente, però andarla a correlare con il codice giallo forse è un po' una forzatura. Poi l'incidente può capitare sempre, però andarla a correlare a un codice di allertamento mette forse i sindaci, parlo al plurale per esempio di uno, diverse ce ne sono, nelle condizioni di fare una riflessione che anche questo codice giallo, che in realtà dovrebbe essere un codice quasi di normalità, in effetti poi a livello di responsabilità mette una sottolineatura che forse, almeno a mio parere, potrebbe essere un po' una forzatura. Nel caso invece di fenomeni temporaleschi, sostanzialmente le cose cambiano un pochettino, perché poi in realtà nello scenario caratterizzato intanto lo dicono da elevata incertezza previsionale, perché i temporali poi sono degli effetti, cioè dei fenomeni molto localizzati e quindi di difficile previsione. Diciamo che nell'ambito di questi eventi temporaleschi,
15 anni, normalmente ci può essere una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione. Nel senso, lo diceva prima anche il collega, nel momento in cui piove in maniera molto intensa, anche su una superficie molto piccola, può finire anche poi, voglio dire, il fenomeno idrologico, per esempio, del Rupinaro, che poi si esaurisce magari in poche ore, però effettivamente dà luogo a un certo rischio, proprio perché è legato non tanto a una pioggia intensa e, diciamo, sul lungo periodo, ma su un fenomeno localizzato, ma di particolare intensità. Se noi andiamo poi a esaminare invece il codice arancione, sostanzialmente vedrete che le voci sono essenzialmente le stesse, non ci sono delle grosse novità su quelle che sono gli eventi. Quello che fa la differenza, diciamo, sono gli effetti, che diventano un pochettino più pesanti. Quindi, per esempio, incomincia a diventare un pericolo per la sicurezza delle persone, con possibile perdita di vite umane, con effetti diffusi o effetti localizzati più intensi rispetto al codice giallo, ma comunque sostanzialmente gli stessi, suddivisi sempre in evento a larga scala o eventi invece più localizzati. Vado un po' rapidi perché mi hanno ripreso. Sul codice rosso è la massima allerta, perché è un evento molto intenso, è una previsione di evento molto intenso, dove tra gli effetti e danni vengono definiti grave pericolo per la sicurezza delle persone, con possibile perdita di vita umana, con danni a edifici, centri abitati, attività, culture agricole, distruzioni di infrastrutture, eccetera, eccetera, cioè degli scenari di particolare significato. Ovviamente non c'è l'evento temporalesco, perché è un evento questo che coincide effettivamente con una calamità a grande scala. A fronte dell'emissione da parte dell'ARPA di una previsione di criticità idrologica e idraulica, la normativa fissa anche che venga associato automaticamente un'analoga criticità di tipo geologica. Quindi criticità idraulica, corsi d'acqua, distinti, come abbiamo detto, come criticità sui corsi d'acqua, diciamo, di superficie inferiore, anche soggetti a fenomeni temporaleschi, e criticità idraulica su invece corsi d'acqua più importanti, con superfici di bacino molto più elevate. E a questo poi c'è questa criticità geologica, che sono sostanzialmente le frane, le erosioni, i colamenti di versante, che sono altrettanto pericolosi, se ne parla un pochettino meno, però sono altrettanti pericolosi, e l'abbiamo visto purtroppo anche durante l'ultimo evento calamitoso, dove hanno perso la vita due persone nel comune di Levi, e sono anche molto più difficili da immaginare, perché mentre nell'idraulica, attraverso dei modelli matematici in qualche modo, si è riuscito a creare delle mappature dove a un certo punto si riesce addirittura, con dei programmi particolarmente sofisticati, a decifrare quello che potrebbe essere l'evento in termini di tirante d'acqua, cioè quanta acqua si uscirà dal corso d'acqua e velocità dell'acqua nel momento in cui esce. A livello geologico, quello che si può fare è fare, ed è stato fatto dai piani di bacino, una diagnosi di suscettibilità al dissesto del territorio, ma concretamente poi si è visto che le classi di suscettibilità al dissesto del territorio spesso non coincidono con gli eventi franosi, perché poi si succedono tutta una serie di situazioni anomale, come può essere la strada che a un certo punto si tappa l'attraversamento stradale, si viene a creare un ruscellamento diffuso, a un certo punto parte la frana e a quel punto lì è difficile poterla andare a immaginare o a prevedere. Quindi la franosità non è una cosa assolutamente da sottovalutare. Proseguendo velocissimamente, ad ogni codice dell'allerta la normativa fa corrispondere un certo tipo di azione, grazie, da parte, diciamo, della macchina comunale, del sindaco. Con il codice verde sostanzialmente è attività ordinaria, quindi nessuna allerta idrologica; col giallo almeno fase di attenzione; con l'arancione almeno fase di preallarme; e la stessa cosa col rosso, almeno fase di preallarme. Questo almeno frase di almeno, tra virgolette, lo metto, dovrebbe essere interpretato con più attenzione, ma è stato poi
e i sindaci interpretano con più attenzione, e si inserisce in quell'area di incertezza che dicevo prima, nel senso almeno una fase di attenzione, ma non è detto che a fronte di una situazione concreta rilevata sul territorio diversa da quella che è la situazione prevista, il sindaco non debba necessariamente prendere dei provvedimenti diversi da quelli corrispondenti al codice di allertamento. Quindi magari uno è in codice giallo, perché gli è arrivato un codice giallo, ma vede che c'è il rubinaro che è salito, la frana che ha interrotto la strada, che continua a piovere, a questo punto autonomamente il sindaco può prendere la decisione di attivare tutta una serie di azioni diverse dal codice di allertamento, e quindi far passare al codice arancione, al codice rosso o addirittura a evento in corso, il che significa prendiamo tutti i provvedimenti necessari per far fronte al soccorso della popolazione e alla ripresa delle normali attività, diciamo, della popolazione. Un'ultima cosa che io volevo sottolineare, senza voler assolutamente anticipare quello che dirà il collega successivamente, il meteorologo, che le allerte nascono da delle previsioni, e come tutte le previsioni, pur essendo fatte attraverso degli strumenti molto sofisticati, dei modelli matematici molto sofisticati, da personale altamente qualificato, restano comunque delle previsioni. Quindi, a fronte di questa incertezza qua, proprio la normativa ha inserito, purtroppo per voi, la responsabilità del sindaco. Cioè, noi facciamo una previsione, cioè non noi, ma chi fa la previsione, fa quello che può, emana un codice di allerta, però attenzione a livello locale di monitorare in qualche modo, come è possibile, la situazione in atto e di prendere le decisioni più idonee, basate anche sul piano di emergenza comunale, con la partecipazione di tutte le figure necessarie per far fronte a una situazione di emergenza, quindi lo dicevamo attraverso il COP, la Polizia Municipale, la struttura tecnica comunale, i volontari della Protezione Civile, e adattare le azioni non esclusivamente al codice di allerta che arriva, ma alla situazione che effettivamente, concretamente, viene rilevata sul territorio. Poi avevo allegato alcune immagini di modelli matematici, ma poi ne parlerà più estesamente il meteorologo. L'ultima cosa, veramente l'ultima, faccio velocissimo, è il fatto che mentre il comune necessariamente deve portare avanti tutta una serie di azioni coordinate che devono funzionare molto bene e quindi devono essere preparate preventivamente, provate preventivamente attraverso esercitazioni, e deve fare la sua parte, la popolazione deve fare la sua parte anche, mettendo in atto tutte quelle misure di autoprotezione che sono l'unico ed esclusivo modo per raggiungere l'obiettivo durante una calamità naturale, cioè non perdere vite umane. Quindi assolutamente ormai è assodato, purtroppo dall'esperienza, che la maggior parte di morti che sono avvenute nel corso di eventi calamitosi sono dovute a dei comportamenti scorretti, e quindi le misure di autoprotezione devono essere assolutamente conosciute da tutta la popolazione e messe in atto rigorosamente nel momento in cui vengono emanate comunicazione di allerta dagli enti sovraordinati e dal comune. Con questo credo di aver concluso. Grazie. Grazie Gianni Rizzi. Per quanto riguarda adesso, come accennato dallo stesso geologo, l'approfondimento su quello che riguarda la previsione e lo studio che poi fa scattare uno scenario di criticità e di allertamento, tutto nasce da una forma di osservazione cielo, così volgarmente detto, ovvero sia delle previsioni meteorologiche e di tutto quello che ci sta dietro. Quindi c'è anche un discorso tecnologico, matematico, scientifico, che chiedo al meteorologo Paolo Gemelli di illustrarci succintamente, ma in maniera il più esaustiva possibile, per capire esattamente di che cosa si tratta. Grazie. Grazie.
grazie a tutti. Cercherò di essere il più esaustivo e succinto possibile. Tutto nasce da un discorso che ormai qualche anno che si sta facendo riguardo al cambiamento climatico. Cambiamento climatico che è un fatto, così come è stato sancito dall'organizzazione internazionale che si occupa appunto di studiare il cambiamento climatico, ed è l'IPCC. Ora, io per questa presentazione ho utilizzato due fonti fondamentali, che sono il report, l'ultimo dell'IPCC, cioè di questa organizzazione internazionale, e una pubblicazione che è stata redatta in occasione del Forum Economico Mondiale nell'edizione del 2015, che parla di rischi in generale, rischi che possono in qualche modo coinvolgerci. Ecco, nell'edizione del 2015, per quanto riguarda queste immagini che state guardando, appunto, è tratta dalla pubblicazione del Forum Economico Mondiale, e in termini di probabilità, quindi la colonna all'estrema sinistra, gli eventi meteorologici estremi occupano il secondo posto, quindi in termini di probabilità di occorrenza. Quando si parla di eventi meteorologici estremi, si parla di un insieme di fenomeni: la siccità, le precipitazioni estreme, le alluvioni e le ondate di calore. Ora, oggi stiamo parlando in gran parte di precipitazioni estreme e di fenomeni alluvionali, però appunto non sono i soli fenomeni estremi con cui abbiamo a che fare oggi e soprattutto con cui avremo a che fare per il futuro. Rimaniamo sulle precipitazioni per adesso. Allora, su questo Chiavari ha una storia abbastanza consolidata. Questa qui è un'immagine del 1910, io non sono chiavarese, per cui la zona probabilmente la riconoscerete meglio voi di me. Vado avanti veloce. Questa è un'immagine, sono dati del 1915 che mostrano un'accumulata il 25 di settembre di 310 mm, i primi 230 in 12 ore, quindi insomma una cosa abbastanza spessa. Andiamo avanti, 1935, questa mi sembra che sia via Piazzale Roma, anche lì andata a bagno allegramente. Vabbè, le ultime alluvioni ce le ricordiamo bene anche senza le immagini. Mi è stato chiesto di parlarvi delle previsioni. Vabbè, le previsioni sono previsioni, come ha detto il collega che mi ha preceduto, e si fanno con i modelli matematici. I modelli matematici fanno una serie di conti che per poter essere fatti hanno bisogno di approssimazioni, e tutte le volte che si introduce un'approssimazione di qualche tipo, specialmente quando si ha a che fare con le previsioni meteorologiche, si fa un pasticcio quando si fanno le previsioni. Specialmente se si vogliono fare delle previsioni su una scala spaziale, cioè su uno spazio, su una zona limitata, e se si vuole essere troppo precisi in termini di tempo. In pratica, questa cosa qua cosa significa? Che se noi vogliamo sapere se tendenzialmente nelle prossime 24 ore ci potranno essere le condizioni affinché si verifichino certi fenomeni, i modelli ci aiutano. Ma se vogliamo sapere se ci sarà, fatemi usare questo termine che francamente mi fa schifo, la bomba d'acqua, ormai si usa questo, però è orribile. Bene, i modelli in questo caso non ci servono assolutamente a nulla, nel senso che questi flash flood, questi insiemi, queste cellule che sono costituite da più temporali messi insieme, i modelli non ci aiutano a dire esattamente dove si formeranno, quindi in pratica io non sono in grado, non sono capace di dirvi con anticipo se questa cosa succederà a Chiavari, se questa cosa succederà a Pallo o se succederà a Sestri. Ancor meno sono capace di dirvi se succederà alle 3, alle 4 o alle 5. Questa è la sintesi. Qualcosina si può fare, nel senso che si utilizza una tecnica differente rispetto a quella basata sui modelli, che è la tecnica del nowcasting, vale a dire
si utilizzano altri strumenti che sono i radar meteorologici, i satelliti meteorologici, che però mi consentono di vedere, mi consentono di dire che si sta verificando un certo evento solamente quando ha già dato segni di sé. Per cui se io sul satellite inizio a vedere certe formazioni nuvolose che depongono particolarmente a favore dello svilupparsi di una certa situazione, allora a quel punto io inizio a seguirle. Non entro nel merito, i satelliti mi aiutano fino a un certo punto, superato quel punto ho bisogno del radar che mi permette a quel punto sì di capire l'entità e di capire gli elementi del movimento di una certa cellula temporalesca. Il radar mi permette di seguire fisicamente il movimento di una cellula temporalesca, che però in una scala di tempo che è di qualche ora, cioè c'è già, da qualche parte sta già facendo dei pasticci, e da qui nasce un po' il problema delle allerte. Io posso sapere che in Liguria, perché parliamo di questa scala, forse in una certa zona della Liguria ci saranno le condizioni perché queste celle si sviluppino, ma non sono capace oggettivamente di dire, fin tanto che non vedo dove e a che ora si sta sviluppando, quanto sarà grossa, quanto danno farà. Questa è la limitazione, queste sono quell'elemento di incertezza che caratterizza le previsioni e che, mi dispiace, però affligge la capacità di dare delle allerte. Però oggi lo stato dell'arte è questo. Io in realtà mi potrei fermare qui, perché sul tema dell'allerta questo è il discorso. Tuttavia, Marco, non me ne voglia, vi sottraggo ancora qualche minuto, perché secondo me oggi siamo nelle condizioni, non per noi, probabilmente per chi verrà dopo di noi, però di non metterli nelle condizioni di trovarsi, come stiamo facendo noi adesso, a tappullare una situazione che è di fatto ormai compromessa. Anche se noi oggi all'improvviso potessimo azzerare istantaneamente tutte le emissioni di CO2, molto probabilmente i presenti in questa sala per il resto della loro vita assisterebbero comunque a fenomeni alluvionali. La generazione forse di mia figlia, dei nipoti o quello che sarà, probabilmente no. Allora, l'immagine che state guardando adesso proviene sempre dall'ultimo rapporto dell'IPCC e fa vedere una cosa abbastanza sinistra. Fa vedere una proiezione dell'andamento delle temperature e della piovosità, che è stata, la prima non è una proiezione, cioè i dati registrati dal 96, sì, dall'86 scusate, al 2005. Nella parte destra invece la proiezione in un periodo che loro considerano dal 2081 al 2100, e vi assicuro che sono dati brutti, perché se aguzzate un attimo la vista e vi focalizzate sulla zona del Mediterraneo, avremo un aumento della temperatura media, e sottolineo media, di 4, 5, 6 gradi, una riduzione della piovosità di circa il 30-40%. Questo significa sostanzialmente questo. In futuro le generazioni di mia figlia, dei miei nipoti, dovranno fronteggiare dei problemi serissimi di carenza di acqua, con tutto quello che ne consegue. E tutto quello che ne consegue è determinato dal fatto che viviamo in una società che è estremamente interconnessa. Significa che se io ho un problema climatico, avrò un problema di approvvigionamento di cibo, di approvvigionamento idrico, di un problema sanitario. Già oggi, in questo senso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un quadro molto preciso legato al cambiamento climatico. Un quadro preciso che dice che sostanzialmente già nei prossimi anni, in conseguenza del cambiamento climatico avremo dei problemi sanitari. Vi volete un esempio anche abbastanza vicino? È questo. L'alga tossica, l'alga killer, è un organismo che sta interessando il Mediterraneo.
Mediterraneo sta interessando il Mar Ligure in conseguenza dell'aumento della temperatura media, nel nostro caso, del Mar Mediterraneo. Mi dispiace, ma in questo senso è solo l'inizio. Lo scenario che vi ho fatto vedere implicherà un problema sociale rilevante e per farvi capire come questi dati tutto sommato abbiano colto di sorpresa non solamente la comunità scientifica, vi faccio vedere ancora questa slide. Ve la spiego. È sempre proveniente dal Forum Economico Mondiale e fa capire come sono cambiati dal 2007 al 2015, come è cambiata la percezione del rischio intesa come probabilità di alcune tipologie di rischio e dell'impatto degli stessi. Nel 2007 avevamo un rischio tecnologico in termini di probabilità al primo posto, nel 2015 gli eventi meteorologici estremi sono al secondo posto. È rilevante che, sempre secondo, guardando la tabella di sotto, nel 2015 in termini di impatto una crisi dell'approvvigionamento idrico è messa al primo posto. Vabbè, questa è una previsione sempre del Forum Economico Mondiale per la quale un problema di approvvigionamento idrico sarà già presente, secondo la maggior parte degli intervistati che hanno partecipato a questo sondaggio, già entro i prossimi 10 anni. Ma cerco di mantenere la mia promessa di essere breve, la sintesi mia è questa. Il cambiamento climatico è evidentemente in atto, di conseguenza i fenomeni estremi con cui abbiamo a che fare oggi ci terranno compagnia purtroppo per ancora parecchio tempo. Quello che stiamo facendo oggi è il fatto stesso di essere qui con, peccato non tantissima gente, però è già una cosa importante, proprio per il fatto che l'autoprotezione diventerà sempre più centrale nei prossimi anni e che comunque i reali problemi con cui ci dovremo confrontare, molto probabilmente già noi nel giro dei prossimi anni, sarà un aumento generalizzato della temperatura, un problema di crisi di risorse idriche e tutti i problemi sociosanitari che ne verranno di conseguenza. Ecco, questo è quanto. Grazie. Grazie Paolo. E adesso entriamo un po' più nello specifico con il comandante Luigi Bisso per quanto riguarda le attività di intervento e di presa di posizione del Comune di Chiavari e gli inviti, in certi casi anzi proprio gli obblighi, che il Comune di Chiavari rivolge alla cittadinanza sempre per quanto riguarda diciamo il preservare la propria incolumità in caso di alluvioni, per esempio. Grazie. Sì. Facciamo andare con le immagini. Sì. Mentre parlo facciamo andare alcune immagini dell'ultimo fatto alluvionale, quello del 2014. Sono immagini riprese dall'impianto comunale di videosorveglianza a Comento. E tra l'altro comincio con una domanda. Chiedo ai geologi, questo evento che cadenza aveva? Cos'era? Una trentennale, una cinquantennale? Secondo voi? Allora, sì, da quello che sappiamo dal punto di vista tecnico e informativo, anche se non ufficiale, si parlava di una quarantennale, neanche cinquantennale. Stiamo parlando quindi di intensità, di quantitativo di pioggia accumulata durante l'evento. Questo era appunto per dire che può anche succedere di molto peggio. Ora, questa esperienza che poi abbiamo vissuto con i volontari della Protezione Civile, un po' da protagonisti, siamo stati insieme settimane, giorni e notti, e quindi li ringraziamo. E tanto volevo permettere una cosa, ricollegandomi alla descrizione che hanno fatto prima sul sistema nazionale di protezione civile, no? È un sistema in cui vige il principio di sussidiarietà, quindi in pratica tutto ciò che si può risolvere a livello locale viene risolto a livello locale,
se no entrano in campo, si entra in campo a livello regionale ed anche nazionale, come appunto è successo a Chiavari, mentre molti, molti guai più piccoli li risolviamo a livello locale con i nostri volontari, senza bisogno di interventi neanche a livello provinciale. Noi abbiamo due associazioni di volontari convenzionate con noi, che sono Radio Club Levante e la Croce Verde Chiavarese, e colgo anche l'occasione per evidenziare un pochino una criticità che ci può essere in questo tipo di eventi, che forse a livello regionale andrebbe anche un pochino normata meglio, quella dei cosiddetti angeli del fango, no? Di questi volontari non istituzionalizzati, perché che cosa succede? Che il volontario istituzionalizzato ha fatto una visita medica, ha delle dotazioni di sicurezza, è in grado di operare in sicurezza. I ragazzi sono generosissimi e vanno ringraziati in tutti i sensi, però non possiamo neanche pensare di mandarli a fare interventi rischiosi con le scarpe da tennis, senza guanti, senza... Personalmente, per esempio, in via Colonnello Franceschi, a un certo punto, durante i giorni seguenti all'alluvione, c'è stata una fuga di gas, questi ragazzi erano tutti nei fondi, nei garage, c'è stato un fuggi-fuggi, chi cadeva... E mi ero veramente spaventato, infatti questo mi ha fatto riflettere, ma questo probabilmente non si può fare a livello comunale, perché comunque chi opera dovrebbe avere una visita medica alle spalle che dice che può fare quell'attività, e quantomeno dotarsi di scarpe antifortunistiche o di altri presidi, almeno un paio di guanti. Ma e comunque rinnovo la cosa, vanno ringraziati perché sono stati determinanti anche loro, però pur evidenziando questo tipo di, diciamo, di criticità. Quindi questo principio di sussidiarietà, dicevo che i nostri volontari molte cose si risolvono direttamente. Poi è strategico, come abbiamo detto tutti, il discorso dell'autoprotezione, è già stato fatto anche il riferimento a quello che è successo in Costa Azzurra, è significativo, probabilmente in quelle zone forse non hanno avuto eventi prima, erano anche forse meno preparati di quello che piano piano stiamo diventando qua. Poi a livello, diciamo, di autoprotezione posso dare alcuni consigli che probabilmente verranno alla luce anche delle novità normative che sono state illustrate, verranno poi tradotti in specifiche ordinanze, no? Chiaramente è un'autoprotezione crescente a seconda del tipo di allerta, giallo, arancione, rosso che si viene a presentare. Ma già in allerta giallo è assolutamente opportuno intanto interrompere qualsiasi lavorazione in alveo o qualsiasi lavorazione in aree adiacenti agli alvei. È già opportuno non stazionare nei box sottostanti il piano strada. Ecco, un'altra cosa di cui ci siamo resi conto tragicamente nell'ultima alluvione è proprio che Chiavari ha tantissime cose sotto il piano strada, box, garage, cantine. E già anche col livello minimo di allerta è opportuno, non è un divieto assoluto in questo caso, ma non è il caso di passarci la giornata magari a fare i lavoretti. Come non è opportuno, se c'è un po' di piena, già sostare su passerelle e ponti, e come è invece opportuno che gli esercizi commerciali si dotino di paratie, di presidi difensivi singolarmente, atti ad impedire quantomeno in caso di eventi piccoli e limitati l'entrata dell'acqua, perché arriva la cinquantennale, ma arriva anche il piccolo allagamento che con qualche piccolo accorgimento è assolutamente non evitabile, ma neutralizzabile in modo che faccia poco danno. In qualsiasi situazione di allerta bisogna cercare di tenersi assolutamente informati con tutti i mezzi possibili, radio, televisione o, per chi è più tecnologico, internet, eccetera. Con l'allerta crescente passiamo a una fase gialla, è assolutamente opportuno non recarsi in aree sotto il livello della strada, e in caso di peggioramento già con l'allerta arancione bisogna attuare un'evacuazione verticale, cioè se si vede che comincia a lagarsi non è che poi bisogna aspettare, bisogna anche guardarsi intorno quando c'è l'allerta e portarsi subito a piani alti e zone sicure, e evitare di attardarsi per salvare beni materiali. Questo è un ragionamento da fare sempre. L'allerta rosso prevede uno scenario più grave, probabilmente, mi correggono i geologi, forse più grave riferito a Lunguentella, le zone sull'Entella, che a quelle sul Pinaro, che sono già rischiose con l'allerta arancione.
Quindi il lungo Entella dovrebbe essere interdetta la circolazione pedonale, veicolare, sicuramente con l'allerta rosso, limitare gli spostamenti con i veicoli, ecco, questa è una criticità, quella degli spostamenti con i veicoli. Purtroppo è una criticità anche l'afflusso di curiosi, perché a volte siamo lì di notte a cercare, di poi i volontari parleranno dopo di me e confermeranno, siamo lì a cercare di evacuare, di far andare via la gente, e ci sono quelli che arrivano perché devono venire a vedere, magari si mettono anche in mezzo al ponte, e così l'attività di protezione civile a volte si risolve anche in un litigio, no? Con gente che non capisce, e astenersi comunque sempre da qualsiasi tentativo. Due cose su quando l'esondazione ormai c'è stata, quindi cioè, c'è l'acqua sulle strade, evitare di usare i veicoli assolutamente, e evitare di camminare nelle zone allagate, perché i tombini sono saltati tutti, è pericolosissimo. Uno cammina, vede la distesa d'acqua, anzi si fanno le foto, i selfie, e invece magari finisce dove manca il tombino e succede una delle tante tragedie evitabili. Si possono aprire voragini, cioè non si sa cosa c'è sotto il livello dell'acqua esondata. E anche le azioni di pulizia da fare dopo, anche lì una piccola criticità che abbiamo notato: non mettersi troppo presto a pulire, lasciamolo finire l'evento, salviamoci, come andate andata. Noi in questi casi si cerca di garantire anche un servizio anti-sciacallaggio, perché anche qualche episodio di questo tipo è successo nell'ultima alluvione, quindi evitare che vengano, però è comunque inutile mettersi a ripristinare quando l'evento è quasi ancora in corso. E direi che mi fermo qua. Grazie comandante. Sì, grazie comandante. Come accennato, tanto volevo farvi soffermarvi su questo video che riguarda la zona di San Pier di Canne nella notte dell'alluvione. Sì. Siamo qui all'altezza della chiesa di San Pier di Canne, proprio in concomitanza con l'affluenza del Rio Campodonico sul Rupinaro. Si può vedere, si vede fin dall'inizio l'evoluzione di questa onda di piena che corre lungo la strada, addirittura con una energia tale che sposta veicoli, come state vedendo in questo momento. Un veicolo abbandonato il cui conducente è salito sul primo albero lì a disposizione, che era qui sulla sinistra del che non si vede qui a sinistra, ed è rimasto lì per finché non è scesa l'acqua, anzi addirittura sono dovuti intervenire a soccorrerlo, forse anche mosso da una forma di panico estremo che non riusciva a prendere nessun tipo di decisione in maniera autonoma. Questo fa capire veramente l'intensità e la forza che l'acqua ha. Quest'uomo si è salvato perché ha avuto la prontezza di scendere lato marciapiede. Se fosse sceso dalla macchina dal lato guida, probabilmente avrebbe avuto qualche problema in più, proprio perché magari sarebbe recato, sì, in una zona più pericolosa invece che andare sull'albero direttamente. Sì, io voglio lasciare spazio un attimino all'approfondire dei sistemi, dei consigli di autoprotezione da parte dei protagonisti, che la protezione preventiva e poi quella in atto durante un'emergenza sono protagonisti, ossia i volontari di protezione civile. Come accennato più volte, abbiamo sia Radio Club Levante con Ferrini come rappresentante che invito qui sul palco, così come per la protezione civile della Croce Verde Chiavarese invito Lavaggi anche qui per un breve intervento reciproco per quanto riguarda appunto i sistemi di autoprotezione, i consigli che ci possono dare per evitare danni alla nostra incolumità. Grazie. Sì, buonasera a tutti, molto rapidamente perché si è fatta già una certa, quindi abbiamo tutti altre cose piacevoli da fare, mi auguro. No, la prevenzione è importante, fondamentale, naturalmente la prevenzione deve essere fatta dallo Stato con le sue infrastrutture e con l'aiuto anche alle realtà locali, perché naturalmente sono opere che costano, opere che impegnano risorse economiche, per cui ci auguriamo, perlomeno so che comunque Chiavari e tutti gli altri comuni qui della zona
hanno affrontato spese ingenti e altre ne dovranno affrontare, ma la prevenzione strutturale, infrastrutturale è fondamentale. Da parte del cittadino, da parte del volontario, certo noi siamo molto molto impegnati, soprattutto nelle scuole, nei contatti con la gente per strada, come oggi abbiamo fatto una giornata molto ricca perché abbiamo seguito veramente molto materiale, nel cercare di far capire alle persone che conoscendo diciamo i pericoli, i problemi che ci possono essere, diventano persone consapevoli. Quindi un cittadino consapevole è già un cittadino che ha un rischio minore, una persona preparata, una persona che sa come affrontare i pericoli, quindi sicuramente avvantaggiato rispetto alla persona che magari non ha questa forma di preparazione. Per cui noi ci rivolgiamo a un target sia a livello studentesco dei ragazzini, che poi a loro volta parlano in casa con la famiglia, sia agli adulti, in modo che veramente rispettino quelle regole minime di autoprotezione. Li ha già ricordati i colleghi, quindi inutile che mi allungo io, però è molto importante. Non possiamo fermare le alluvioni, come diceva qualcuno che mi ha preceduto, ma possiamo cercare di limitare i danni. E sicuramente con l'autoprotezione è il sistema migliore, direi che non aggiungere altro, ci ripetiamo. Sì, è già stato detto praticamente tutto. Una cosa mi preme però ancora sottolineare un attimino, di questo non abbiamo parlato, o quantomeno si è accennato. Sembra di capire che nella cittadinanza in generale non ci sia, o almeno non ci sia ancora stata finora, una importante coscienza di protezione civile e una coscienza di autoprotezione. Sull'autoprotezione ne hanno parlato tutti e non mi dilungo. Due parole sulla coscienza di protezione civile. La protezione civile non è un ente che lo si chiama per telefono e arriva. Non è un qualcosa di specifico. La protezione civile è un sistema in Italia che è composto da tutta una serie di componenti, a iniziare dal Dipartimento Nazionale, a scendere con gli organi dello Stato, a scendere col volontariato, con i comuni e tutto quanto. Ma quello che è importante è capire che, secondo me, ognuno di noi può essere un anello di questo sistema. Mi spiego meglio. Ognuno di noi può svolgere alcune azioni che possono contribuire sicuramente perlomeno a mitigare un danno, se non addirittura ad evitarlo, nell'aiutare una persona, nell'avvisare l'amico, il parente anziano, solo, la persona handicappata, la persona che sappiamo abitare in una zona allagabile, nell'avvisarlo quando c'è un'allerta, nell'aiutarlo o nello spronarlo a dotarsi di quelle che sono le paratie antiacqua di cui si è parlato. Nel diffondere un po' questo segnale, perché noi ce ne accorgiamo da anni, noi andiamo in collaborazione con la Polizia Municipale, ad esempio, a fare la diffusione delle allerte meteo con l'8 mezzo. Negli anni scorsi chi rideva, chi ipotizzava addirittura uno scherzo, chi faceva la battuta, parlo dell'uomo della strada, del cittadino. Adesso vedo che inizia un attimino la situazione a cambiare, c'è chi ci ferma per chiederci maggiori informazioni ed elucidazioni, c'è ancora qualche personaggio che quando sente la macchina che gira dicendo attenzione, allerta 1 nel caso di prima, adesso parleremo dei colori, passiamo dicendo allerta 1, c'è una certa persona su un certo terrazzo che fa, torna, sono di nuovo qui con sta balla. Ecco, questo è da evitare, perché? Come è stato detto, tanti di quelli che ipotizzavano non ci fosse problema si sono trovati poi nei guai per il discorso dei sottopassi, qui accennava il comandante, per il discorso di togliere l'auto all'ultimo minuto senza aspettare fin quando l'acqua non arriva alle ginocchia, non la togliamo, intanto poi smetterà di piovere. Ecco, questi atteggiamenti sono da evitare. Noi dovremmo fare di tutto, tutti insieme, andando nelle scuole, in questi incontri, eccetera, per far sì che si crei veramente questa coscienza di protezione civile, questa coscienza di autoprotezione, che è l'unica cosa che può aiutarci, perché tutte le cose che sono state dette oggi qui dentro non è che fermano l'acqua, l'acqua viene lo stesso, ma tutti noi, come è stato detto appunto, dobbiamo cercare di fare un qualcosa per quantomeno ridurre il potenziale danno per le cose e per le persone. Grazie.
Grazie. E ora chiedo se c'è qualcuno che ha delle domande da fare prima di concludere questo appuntamento. Se non ce ne sono, tanto prima di ringraziare, però volevo chiudere con un concetto molto importante. Qui stiamo facendovi vedere delle fotografie che moltissimi di voi conoscono, purtroppo alcuni hanno anche vissuto in prima persona. E il messaggio che vorrei che arrivasse fra i tanti che sono stati mandati questo pomeriggio, in questo appuntamento, che tra le altre cose, come ho già accennato, si ripeterà anche per i ragazzi, per le scolaresche, per i giovani, che sono vettori importanti di questo tipo di messaggi poi per la loro famiglia e per il loro futuro. Noi stiamo vedendo delle immagini di acqua e fango, di acqua e materiale solido, di acqua che poi una volta asciugata si lascia appunto del fango. Quindi capiamo un concetto molto importante, come ha sfiorato e giustamente poteva, se avesse avuto più tempo l'avrebbe voluto fare molto volentieri il geologo Rizzi. C'è un discorso geologico da tenere presente. Noi viviamo in un territorio alle nostre spalle, alle spalle di Chiavari, tutto antropizzato e comunque sia toccato dall'uomo nei secoli. Toccato cosa vuol dire? Non che c'è una cementificazione, se è stata una cementificazione selvaggia, ma comunque sia, ha subito un mutamento rispetto alla natura dell'essere. Il terrazzamento, che noi tutti chiamiamo fasce, è una modifica che l'uomo ha fatto nei secoli per il proprio sostentamento, per coltivare. Questi terrazzamenti sono stati fatti con pietre, con muri a secco, con sistemi anche irrigui naturali, con materiale naturale, che come tale deve essere mantenuto, deve essere presidiato. Il proprietario deve comunque sia, qualunque esso sia, anche se non utilizza più questo tipo di territorio, deve essere cosciente del fatto che se viene lasciato e abbandonato non è che è un qualcosa che rimane lassù in collina a sé stante, ma può essere la prima fonte di problemi per il fondovalle. L'acqua, una volta che arriva con la sua energia, va verso il mare, quindi e tutto quello che incontra lo dilava, magari con un ruscellamento, un corso, con, creando, incanalandosi in corsi d'acqua naturali, in fossati, in rivi neanche significativi, fino ad arrivare al torrente principale, al fiume che sia. Però facendo questa strada molto spesso si porta con sé del materiale solido che non è più in grado di essere stabile, non essere in sicurezza. Quindi un messaggio importante che dobbiamo dare è che la natura purtroppo cerca la strada più breve per riprendersi quello che era. Noi dobbiamo fare in modo che se esistono i terrazzamenti, se esistono dei fossati, dei ruscellamenti, dei corsi d'acqua che sembrano naturali ma in realtà sono stati toccati dall'uomo, questi devono essere mantenuti, anzi migliorati, proprio come diceva Gemelli prima, perché purtroppo l'evoluzione, l'intensità degli eventi piovosi potrebbe anche portare a un'insufficienza di questa situazione attuale. Quindi tantomeno tanto peggio è l'abbandonare tutto questo che noi abbiamo, i nostri nonni, i nostri avi hanno utilizzato, hanno creato anche con saggezza, perché hanno sempre utilizzato senza calcoli matematici, ai tempi non c'erano computer, non c'erano neanche studi ingegneristici, ma sono stati in grado di creare delle situazioni che hanno retto e stanno reggendo molte ancora oggi. Però proprio per un discorso fisiologico di anzianità queste strutture, queste fasce, terrazzamenti, strade, canali stanno invecchiando e purtroppo dobbiamo farci carico di questa realtà. Detto questo vi ringrazio e vi invito a conservare, se avete preso gli opuscoli che vi sono stati dati all'ingresso, sia quelli di Io non rischio a livello nazionale grazie alla Radio Club Levante, ma anche quelli del comune di Chiavari, che contengono tutte le formule di autoprotezione che potranno essere semplici, banali, leggendole così tranquillamente, ma sono importantissime nel caso di un'emergenza in corso o nel come gestire un post-emergenza alluvionale. Grazie.